Cari amici della Bibbia, il mio canale La Bibbia è meravigliosa. Stavolta voglio invitarvi a un campo biblico. Cos'è un campo biblico? È un posto dove si sta insieme e si parla della Bibbia, ma anche di tante cose che succedono nel mondo. E ci sono studi biblici, ci sono momenti di preghiera, ci sono momenti di comunione, momenti di gioco, musica, canto, danze. Vorrei invitarvi appunto a un campo biblico, adesso ve lo spiego brevemente. Il campo sarà dal 23 al 31 di agosto, l'ultima settimana piena di agosto, da sabato a domenica, 8 giorni tra l'arrivo e la partenza. Si arriva la sera per cena, si parte la mattina dopo colazione, sono 8 giorni, 7 giorni pieni. Si svolgerà questo campo a Lido dei Tarquini, una località vicino a Tarquinia, al confine tra Lazio e Toscana, in provincia di Viterbo. È un centro che si chiama Europing. Se volete vedere com'è questo centro, andate su internet e cercate www.europing.it e troverete com'è questo centro. Sono 25 ettari di pineta, avete idea? 25 ettari di pineta sul mare, quindi è un posto, una natura splendida come quella che abbiamo adesso alle spalle, la natura delle campagne vinicole piemontesi, delle colline che recentemente sono state dichiarate patrimonio dell'umanità dall'UNESCO. E lì è un paesaggio altrettanto bello, e tra l'altro Tarquinia è dove si va a fare un'escursione, chi vuole naturalmente, è anche lì patrimonio dell'umanità per le tombe e i resti della civiltà, della cultura etrusca. Quindi in questa pineta si svolgerà questo campo, si verrà alloggiati in casette di legno di 2, 3, 4, 5 posti a seconda delle esigenze. Le casette sono attrezzate con bagno, doccia e con una veranda attrezzata, con tavole e sedie, con un fornello, frigorifero, congelatore, quindi autonome. Però comunque si mangerà al ristorante, colazione, pranzo e cena, un ottimo menù. È lo chef che si chiama Tommaso, abbiamo già verificato l'anno scorso, il menù è veramente ottimo. Quindi colazione, pranzo e cena al ristorante del centro, sul mare, e sistemati in casette attrezzate e con l'uso gratuito di tutte le strutture del centro. Quindi parlo di una grande piscina fredda e di una piscina più piccola, calda, con acqua di mare, dove si può fare la talassoterapia, ma balneoterapia, insomma qualcosa. Poi, non so, le piscine, due campi da tennis, due campi da calcetto, ping pong, tiro con l'arco, la palestra, uso gratuito della palestra, i pedalò, le canoe, tutto compreso, ci sono parchi bimbi, eccetera, c'è un self-service, c'è l'edicola nel centro. Quindi tutte le strutture sono ad uso gratuito. E in più, per le esigenze particolari, se uno vuole, c'è bar, edicola, come dicevo, self-service, bancomat, tutto quello che serve. Quindi in questo splendido centro, all'ombra di una pineta di 25 ettari, si svolgerà questo campo. Più o meno com'è il programma? La mattina c'è la colazione, c'è la meditazione personale, queste sono cose personali, poi inizia, penso verso le 8:30, ma stabiliremo insieme poi un programma più dettagliato quando saremo al campo, ma più o meno alle 8:30 cominciamo a stare insieme e io leggerò la Bibbia commentandola per una mezz'oretta, la leggeremo insieme e commenteremo la Bibbia per una mezz'oretta. Poi ci sarà canto, testimonianze e uno studio, due studi biblici di 20 minuti, mezz'ora l'uno. Dopodiché ci sarà, e anche durante, canti di nuovo, testimonianze, fino alle 11:30. Poi sarà libero, no scusa, 8:30, fino alle 10:30 circa. Poi sarà libero il tempo fino alla sera alle 8:30. Alle 8:30 ci saranno ancora 2 ore di studi, canti, testimonianze, eccetera. Durante il periodo fra le 10:30 e le 8:30 di sera, ovviamente ci sarà il pranzo, ci sarà la cena, ma si svolgeranno anche delle attività facoltative. Fino a questo momento ho pensato a un corso di chitarra, un corso di batteria, c'è un batterista professionista che lo farà, Ferruccio, a un corso di lingua dei segni per non udenti, poi farò un'introduzione all'ebraico, un'introduzione al greco, tutte facoltative ovviamente, chi vuole seguirà
questi corsi, queste cose particolari, in orari che stabiliremo durante la giornata. E in più io sarò a completa disposizione per organizzare eventi, corsi nelle vostre chiese o nelle vostre realtà, e anche per domande, tutto il pomeriggio, tutto il giorno praticamente libero, io sarò a disposizione per qualsiasi contatto, domande, cose, richieste, corsi, attività, eventi. Abbiamo tutto il tempo per organizzare e stare insieme per qualsiasi cosa. Quindi il programma è più o meno quello: studi biblici la mattina e la sera per un paio d'ore, tempo libero durante il giorno, ma libero per poter fare volontariamente tutto quello che si vuole, organizzare, studiare l'ebraico, il greco, corsi. Farò anche un corso di cultura generale, perché credo sia necessario avere uno sguardo d'insieme su tutta la cultura che ci circonda. Non dobbiamo essere ignoranti riguardo ai fatti della filosofia, della musica. Dobbiamo entrare, parleremo della storia universale, faremo degli schemi ovviamente, perché il tempo sarà quello che sarà, però schemi di storia della musica, schemi di storia universale, schemi di storia della filosofia, eccetera, eccetera, cultura generale. E quindi, e poi sarà un tempo creativo, perché sul momento chi avrà delle idee le esporrà e cercheremo di realizzarle. Ci sarà musica, sport, ho detto, danze ebraiche, danze di gruppo, con danze ebraiche e danze scozzesi, e c'è mio figlio Giovanni, che è un professionista dell'animazione, che curerà questi aspetti. E poi la sera ci sarà un bazar dove si potrà ricevere materiali, DVD, cose varie, dispense. E poi la sera, alla fine di tutto, verso le 10:30, c'è un tempo che io chiamo Tsunami Club, in cui farò vedere video, farò ascoltare musiche classiche, rock, ma commentandoli alla luce della scrittura e alla luce della società moderna. Affronteremo varie tematiche geopolitiche, sociali, problemi, sofferenze, e vedremo film, musiche e converseremo insieme. Questo è facoltativo, però alle 10:30 chi vuole partecipa a questa fase finale fino alle 11:30 circa, che si chiama Tsunami Club. Affronteremo problemi seri, importanti, e vedremo delle risposte alla luce della parola di Dio. Ho invitato dei fratelli preparati per gli studi. Devo ancora avere la conferma da un fratello al quale tengo molto, quindi non vi dico il nome, però vi assicuro che è un fratello preparatissimo. Spero che mi dia al più presto la conferma. Abbiamo poi due insegnanti dalla Finlandia, e poi ci sarò io, e poi ci saranno altri che potranno dare degli spunti, delle lezioni qui e là. I giovani avranno alcune cose solo per loro, lo stesso per i teen, e i bambini avranno un'attività a loro dedicata durante gli studi e in altri momenti della giornata. Quindi insomma vi invito, per qualsiasi cosa scrivetemi caracalpacchi@libero.it, mandatemi una mail per qualsiasi domanda, informazione, precisazione, anche per le prenotazioni tramite mail. Il costo del campo è di 250 euro a persona, tutto compreso, compresa l'acqua minerale a tavola, le altre bevande sono a parte, ma il resto è tutto compreso: casette, colazione, pranzo e cena, uso di tutte le strutture, tutto compreso nei 250 euro per 8 giorni dall'arrivo alla partenza, quindi sono 7 giorni pieni. Quindi vi invito se avete problemi economici fatemi sapere, perché l'opera è per il Signore, quindi non è che diciamo, se c'è qualche problema fatelo sapere e cercheremo di risolverlo. Vi invito quindi a questo campo perché ritengo che sia un po' l'apice della mia attività annuale. L'anno scorso si sono convertite alcune persone, preghiamo il Signore che anche quest'anno possa essere usato il campo anche per conversioni, e avremo delle sorprese che non vi anticipo, anche riguardo proprio a chi partecipa, avremo delle sorprese. E quindi, insomma, arrivederci a Tarquinia. Mandatemi delle mail se volete informazioni e aspetto le vostre iscrizioni. I bambini sotto 6 anni, 50%, al di sopra dei 6 anni purtroppo è una regola della struttura, si paga il prezzo pieno. Se ci sono problemi fatemelo sapere. Vi aspetto allora al campo Tsunami 2014. Il Signore vi benedica.